Salve a tutti amici Salve a tutti e artisti. benvenuti in questa nuova puntata di American Crunch dove assaggeremo gli snack americani. Quindi apriamo il pacco. Vabbè. Come sempre 10 pezzi. Cioè, no, che non ce l'ho mandato quelle merdine di pallone che il pallone c'è sull'anno. Cioè, nell'ordine non l'abbiamo messo. Quindi penso che non c'è. Ok. Oh, bello. Diamo una preview. Surprise. Ah. Surprise. Poco, poco, poco. Aspetta, questo cade. Basta. Allora, facciamo così. Mettiamo tutte le robe fuori. Mettiamo Così lo vediamo anticipatamente. Ok, eccoci qui. Allora, ci Allora, hanno prima di mandato tutto nel pacco è uscito questo. Fai vedere. American Colonial, dove ci sono la, il biglietto da visita, e partiamo dai preferiti di Mari. Doritos. Ok. Sono piccolini, però ne abbiamo comprati due, in modo che possiamo Come c'è? mangiarli. A formaggio. Più o meno quasi guarda. Senti l'odore, senti l'odore. Oddio, questo è preferito, però vi do altre cose buone. Anticipiamo, vediamo, diciamo cosa sono, che No, non si vedono. Quello mi incuriosisce, quello pure. buoni, direi di passare allo snack prossimo. Al prossimo snack, non allo snack prossimo. Ok. Primo KO. Secondo, allora, già avete visto Twix a burro di arachidi? Apro io. Questo qua lo puoi sfondare perché la cartina vecchia già ce l'ho. No, allora facciamo così. Modo Prova a modo di Twix. Mariano, rapido. Allora, primo. Nel frattempo io mi sparo un po' d'acqua. Questo è mio, sì. Per la cronaca, prima sono urtato, mi sono fatto un male cane. Guarda qua. Quando ho fatto boom, dai. Buonissimo, però sente solo il burro di arachidi. Buono, eh? Buono, ma il Twix classico è sembrato. Effettivamente non c'è il caramello. No, perché quello che sta sopra è tutto burro d'arachidi. Ed è coperto di cioccolato. Passiamo al prossimo snack. Ok. Per Prossimo me altro snack. sorso d'acqua, poi con le passiamo. Questi che sono, Snickers. sì, partiamo una alla volta. Mini Snickers, burro di arachidi, burro di arachidi e Snickers almond, che non ricordo sinceramente cos'è, cioè dovrebbe essere Caramello? nocciola, no, no, Non so. almond, caramelle, caramelle. Vabbè, comunque è altro Snickers. Partiamo sempre burro di arachidi. Ok. Che poi il burro di arachidi stranamente ha tutto lo stesso sapore, tutto. Solo che questa non si dovrebbe rompere, così. Ok. Questo no, sono già due. No, no. Usano le noccioline dello Snickers, però sembra burro di arachidi. Sarà più buono del Twix. Forse, no, è del Twix, ma forse anche dello Snickers originale,
Io preferisco quello originale. Per il momento. Forse perché quello non è il mio snack preferito, perciò. Ho il classico. E poi prossimo. Quarto gelato reale. Vai, preciso, vai. Questo invece è? Almond. Allora, te l'ho detto, non ricordo cos'è, però. Dovrebbe essere tipo cioccolata. Lo scopriamo. Vabbè. Lo scopriamo. L'importante è sapore, no? La traduzione. Allora, l'odore è già più forte di quell'altro. Sono scarafaggi. Mamma mia, mi sono parlato di coppa l'albero. È più duro. Ricorda più i sneakers questo. Però, sai che sembra? I Smarties. Ricorda un po'. C'hanno la crema è quella là dei Smarties. Potevano chiamarli Snickers Smarties. E siamo a 3. Diciamo 4 con quello. 1, 2. Era su 2. Vabbè. Passiamo al prossimo. Prossimo Element Caramello. Che sono come quelle dell'altra volta, però mi sono fatto spiegare. Questa volta, a differenza dell'altra volta, ci sono saltati i denti. Sono non lisci, li faremo saltare. Quello è crunchy e questo è lisci. Quindi i denti non salteranno. Non dovrebbero. Speriamo. Vai, prendi. 8, 4, 5. Guarda, ma perché sono grandi come... le vediamo. Vero. Sono morbidi. E forse sono anche più buoni di quella d'altra volta. Meglio questo che dell'altra volta. Questo qua è meglio di tutti. Batte tutti i mezzi. Quindi se dovete comprare questi qua. Perché sono meglio di quell'altra volta che boom. Però quelli erano buoni, però questi qua. No. Comunque. Passiamo al prossimo. Settimo snack. Per portare il conteggio. Settima degustazione. Ci siamo un attimo imbrogliati perché non c'era. Giriamo il punto. Mancava un capizzo. Ma 20 euro e Rob. Oreo burro di arachidi. Ma perché sempre il burro di arachidi? Perché gli americani si abbuffano il burro di arachidi. E che cazzo. Se mangiassi una bella pizza. Vediamo. 1, 2. Oreo. Ma c'è, ma senti l'odore, sembra. Sente. Così tu vai andare a venire in America per mangiare la montagna di queste cose. Sì. Preferisco gli Oreo Gold. Però sono buoni, eh. Sì, no, non sono male. Però gli Oreo Gold sono proprio vaniglia con. Cioè tutto vaniglia. Un altro. Vabbè, butta. Secca. Voilà. È più bello il retrogusto che ti lascia del biscotto.
Sai, forse questo va all'ultimo posto. Di gradimento, indice di gradimento. Perché quello che vedo, le ultime tre cose sono, secondo me, sono una bomba. Mi avanza quello non supera, forse quello supera. Quelli non credo, quello sì. Allora, questo qua è mangiabile, buono, però. Aspetta, 8, 9, 10 gradiamo. Siamo alla bomba atomica. Quindi per adesso, ma solo per adesso. E inaspettatamente. Pa pa, pa pa, Highlander è tornato! E Pippo! ma che ho, pa pa. No, questo lo scatolo devo conservarmelo solo per dire io c'ero. Io c'ero, no? Io c'ero. No, questo qua. Apri. Fai tu. Brum. Allora, e dunque, Allora, tu non te li eccomi. mangi da 30 anni, io non me li mangio da... Allora, li ho assaggiati, però Ce l'ho fatta. tanto. Ce l'ho fatta. Però chissà se sono falliti. Perché... Perché tu dici in giro non si vedono più. Vabbè, pensavo che conoscete questi qua. Wow, questa è qua l'infanzia di tutti. Chi è che non ha mai mangiato? Un episodio, scherzavamo una ragazza con le Filippo. Lo vuoi le Filippo? Ti rendo happy. Ehi! Che ne secondo me capivo? Faccio Capito? sapere che no. No, c'è la risatina, capito? Biscuit. Allora c'era quello originale proprio e c'era questa qua, biscotto e latte. Ho preso questo. Allora, sì. Ho tutti questi chiappari che le cadono. Primo posto. Andiamo. No, è inquietante. Qua. Poverino, sì, oh. Faccio finire di essere pulito con la carta, fino a mangiare di mano. No, c'ha pure la coda. Hai ragione. Meglio questi degli Oreo. Wow. Vabbè, sai, non conoscendo quelli là, eccoli. Però effettivamente settando mi dà tanto. Facciamo un appello alla Kinder, è Pippo, torna a casa, quindi è Pippo, torna a casa. Ora passiamo alle bibite, spoiler. Nona degustazione. Allora, Passiamo alle Starbucks, bibite. penso che la conoscete. Starbucks frappuccino. Frappuccino. È un frate, un Allora, lo miscelato. Starbucks è americano, però se non mi sbaglio è anche a Milano, c'è. Comunque, infatti Baffè. andava shakeato. Era shakerato. Shaker, shaker. Shakera, vai. Mesci. Mesci il pe... Eh? Mesci, mesci. Oh, oh. È un cappuccino. Già te lo sei tracannato? C'è ancora un pochino. Buono. Buono. Frappuccino. È un poco amaro, poco. Frappuccino. Sei frate a me il E frappuccino. quindi si frappuccino. In America direbbero Un cheers. po' buonissimo. Un po' amaro perché solitamente metti molto zucchero nelle bevande, È perciò buono. sì. Moriamo scendere. Adesso facciamo un po' di te. Vabbè, sarà. Ok, Versa? Ok, a è posto. finito. Convincente. Buono. Allora. Forse per me sarà più uno quello perché casa era troppo cassata. Allora, di questa della prossima ho già assaggiato all'uva, tropicale che era tipo verde. Vabbè, al limone che sta pure qua, originale. Sì. Stanno bruttino quella cronaca, eh? Passiamo con l'ultimo. Cioè,
Ci vuole prima un po' d'acqua e poi passiamo. Un attimo, stemperiamo perché i sapori si mischiano troppo e non si capisce bene. Perché faccio così? E cioè, forse perché vorresti... Lo so, però non ci arrivo. Cazzo. Ultima bibita. Decimo assaggio. Di cui stavo parlando prima. Fanta A. Vediamo. Allora, è un frutto? È un frutto? Ho letto. Fanta Mango. Buonissima. Il mango l'ho assaggiato ed è una delle... Mango l'ho assaggiato. Non so se è un frutto. Comunque... Mango, certo. Ok, allora è il frutto più buono che abbia mai assaggiato. Fai adorare. Guarda, sa proprio di mango. Allora, siamo? Sa di mango. Mm. Vai, versa tu. Allora, quella mi è piaciuta parecchio. Perché io adoro il cappuccino. Quindi faccio così un po'. Io potevo anche bere anche solo quella. Se te la spari tu. Gliela voglio veramente assaggiare. Che dici? Allora, buona però, c'è una cosa. Mm-hmm. Ti aspettavi meglio? No, che deve passare prima quel frizzettio. Perché è buono. È abbastanza frizzante. Sa di mango. Per deve passare quel frizzettio. Però è buonissima. Mm, sì. Cioè sa di mango. È buona, però personalmente preferisco l'altro. Il frappuccino. No, che dire, sono siedo. Devo dire la verità, è la prima volta che assaggio la roba dello Starbucks, perché non l'ho... questo qua. Non ho mai avuto il piacere di assaggiarlo. E non so se è un prodotto originale di Starbucks. Cioè, sì, non so se lo servono dei ristoranti o che capito. Sia. Non lo so, però ripeto, per me quello là. Tu vuoi un altro po'? No, va bene, basta così. Sai anche di che veramente sa? Volevo solo assaggiare questo qua. Sai anche di perché che sa? Perché le bibite cassate a me... Mi fanno impazzire. Di quelle caramelle gomose. Tutte colorate. Ho capito quali. No, i frugioli, proprio quelle. No, ho capito. Sono tipo caramelline. È tipo. Vabbè, comunque ci siamo capiti. Yes. Yabul. Allora, vogliamo fare un resoconto. Confronto finale. Sì. Allora. Dopo questa me la sparo dopo. Certo. Allora, parti prima tu. Io direi che siamo d'accordo che il più buono, positivo sì, è questo qua, primo posto. Sì. E quindi primo posto, pre secondo me. Poi secondo. Allora, secondo posto. Allora. Caramelle buono. Più buono. Forse queste, E siamo d'accordo pure questi qua, secondo posto. Questa volta siamo abbastanza d'accordo. L'altra volta invece. Questi qua, secondo posto. Poi allora, terzo. Terzo chi posizioneremmo? Questi qua veramente te li sei mangiati con gli occhi? Io direi questo. Forse sì. Perché come dissi l'altra volta, anche se preferisco il dolce, questi qua sono... L'hanno azzeccata? Sì. Ma la difficoltà sta là, perché sono tutti più o meno a burro di arachidi. Allora, poi eliminiamo prima questo qua, mi dispiace, l'Oreo ma fa cagare. Eppure l'Oreo è un buon biscotto. Poi, questi qua ce li mettiamo da parte che fanno più schifo. Questo qua sta solo di burro di arachidi. E quindi va dopo quello. No, dico lo storio, stiamo mettendo da parte per decidere. Questo qua, vabbè. Già l'abbiamo assaggiato. Questo qua. Vabbè, mettiamolo. Fa un pari merito con quello, più o meno. Quindi alla mostra giocano frappuccino. Io se dovessi fare un'altra cosa in generale, per i gusti miei ci mettere questo qua dopo. No, e poi quello. Allora, per Mari viene prima frappuccino e Fanta, invece per me prima Fanta e poi frappuccino. Vabbè, li mettiamo così però, diciamo. Per poi, me prima uno e per te un altro, ma prima questi qua. Ok, poi io direi questo perché era nuovo, perché a furia di assaggiare pure di arachidi ci voleva questo. Sì, hai ragione, sì, sono d'accordo pure con questo qua. Poi, allora, questi due sanno solo di burro di arachidi. Sì, cioè possono fare stesso posto in classifica, quando essendo tutti e due a base di burro di arachidi, siamo là col sapore, non è che sono molto differenti, sbaglio. Sì, solo almeno, però qua anche perché sta scritto un poco di caramello c'è. Quindi io dico che essendo che l'abbiamo già assaggiato, mettiamo questo prima e poi sta questo. Bene. E poi alla fine Oreo. Caro Oreo, nulla contro di te perché ripeto, sei un grande biscotto, però in questa versione non sei un top. Ma poi nel latte non ci entrerebbe. Vado per il classico. Sì. Okay. Quindi,
Spero che questa seconda puntata di American Crunch vi sia piaciuta. Lasciate like, commentate, condividete. Se volete suggerire altre cose da assaggiare, provare, tanto i soldi spendere i soldi. Vabbè, al prossimo video.